chi può aderire al partito? La Lega, poi arriviamo a. La Lega è un altro grande sogno infranto. Partiti male da subito, però. Sogno infranto con delle idee irrealizzabili. Abbiamo messo 150 anni della nostra storia per unire un paese e Guardi, queste sono. questa cosa me l'ha detta in privato con la stessa convinzione con cui lo sta dicendo. Lei quindi è Ma italiano a tutti. io credo nel tricolore e penso che non sia tollerabile neanche chi pensa di dividere un paese, soprattutto un paese con tutte queste differenze, perché noi abbiamo 20 regioni, ogni regione ha la sua cultura, la sua tradizione e la sua È specificità. quella la ricchezza. Però è proprio lì la ricchezza della nostra unità e sentire anche solo la parola secessione mi vengono i Anche brividi. perché oggi, pensando alla Lega, un paradigma, la Prima Repubblica, ce l'avevamo chi rubava e chi ci prendeva le tangenti, ci Roma servivano loro. ladrona, Roma Hai ladrona, visto sono che arrivati a Roma, ha fatto peggio degli altri. succede, Presidente? Allora, chi può aderire? Perché il Partito delle Aziende sembra che a questo partito possano aderire soltanto gli imprenditori, tutti, credo. Tutti, dipendenti, aziende, non aziende, chi crede che il lavoro sia una condizione per cui si porti alla serenità e al benessere della famiglia, perciò tutelando la piccola azienda si tutela la famiglia, perciò è un progetto che va ben altro, molto più avanti dell'imprenditore. Parla di famiglia, parla di lavoro, parla di benessere, parla di serenità. Ci stiamo costituendo, io uso ovviamente un termine amichevole, voi vi state costituendo in tutte le, vi state estendendo su tutto il territorio nazionale. Roma, come siamo messi? Siamo messi benissimo perché abbiamo una squadra molto forte su Roma che sta creando grande interesse. Abbiamo rapporti oramai con tutti i partiti politici presenti in Parlamento e il progetto piace e sta avendo grande riscontro. Siamo partiti con delle postazioni forti al nord, ma ci siamo resi conto che il progetto era talmente accolto e talmente trasversale e spendibile che siamo diventati quasi più forti al sud che al nord. Leggo che questa esperienza attraverso il vostro sito è anche qualcosa di itinerante, eh? Un peregrinare continuo. Infatti, io l'ho chiamato partito proprio perché è un progetto autonomo che non vuole essere inglobato da nessuno. Però effettivamente, vedendo quello che stiamo facendo, è più un movimento perché siamo sempre in Sì, sempre viaggio. in movimento. Poi i movimenti sono a termine e mi piacciono anche di più da questo punto di vista. Parlare del Nord, abbiamo individuato il carattere di quello che è la forza di una certa imprenditoria. Parlando del centro e del Sud, parliamo di un'altra imprenditoria, Presidente? No, io direi che parlare del sud per il partito delle aziende è parlare del futuro dell'Italia. Se noi investiamo tutte le nostre forze e la credibilità che abbiamo anche come imprenditori nel nord in una zona che ha bisogno di crescere, come il sud dove c'è una cultura e una presenza di paesaggi e di luoghi stupendi che però vanno valorizzati e vanno strutturati e messi in condizione di essere accessibili. Io faccio sempre il caso della Salerno-Reggio Calabria oppure della linea adriatica che arriva fino a Bari dove non c'è un treno ad alta velocità con cui uno possa arrivare in tempi decenti sul posto. Queste sono le riforme da fare subito in tempi urgenti. Bisogna portare le infrastrutture al sud e puntare sul mare che c'è nel sud, sull'agricoltura, investire sul sud per far ripartire anche il nord. Questa è la nostra sfida. E speriamo di vincerla insieme a voi. Parlare del centro invece significa parlare di la no, ci incuriosisce, parlare di un'imprenditoria, quella laziale, umbra, abruzzese. Parliamo di che tipo di imprenditoria? Imprenditoria laziale che sto conoscendo in quest'ultimo anno, ho conosciuto meglio, è un'imprenditoria molto fine, molto raffinata, con persone molto valide, che però hanno nel loro contesto e nel loro territorio il problema del potere politico che va sempre a intaccare la loro capacità di creare impresa. E questo è un problema grave. Il centro sarebbe forse il volano del raccordo tra nord e sud, se non ci fosse questo freno dato dal potere politico di accordi, spartizioni, scambi, Quanto manca per amicizie. tradizione all'imprenditore del centro e del sud l'idea della fabbrichetta? Manca tanto, ma perché non è messo in condizione di conoscere meglio cos'è la Perché qui da fabbrichetta? noi si dice la La bottega, bottega, la bottega, bottega. dice, la Anche da noi bottega. la bottega artigiana c'è ancora, cioè è presente. La fabbrichetta è più la fucina, no? Certo. Dove si fa un'artigianalità più meccanica. Però la bottega artigiana anche da noi esiste ed è Potere ancora presente. politico che ingerisce purtroppo
tutte le attività del paese, figuriamoci poi quelle dell'imprenditoria, che però, voglio dire, qualche volta questo potere diventa un potere esecutivo, un vero potere amministrativo di sussidio anche agli imprenditori. Penso a Verona, prima parlavamo di Verona, il sindaco non è male lì, Mi sta vicino, è una cosa. Flavio Tosi è una grande persona, è un grande amministratore. Io non condivido la sua scelta politica perché non sono Neanch'io, presidente. leghista, Però però sono stato a Verona, è un lo grande amministratore. idolatrano, gli vogliono bene tutti. 55% da solo conta. Sì, ha un consenso popolare che è altissimo. Avremmo bisogno di più persone come Flavio Tosi. Lui colpisce molto. Sta biciclettina, si ferma la gente. È sempre sul È territorio, quello, è sa quello. fare politica nel modo in cui ci si aspetta, in cui la gente si aspetta dalla politica, no? In mezzo alla gente, condividendo i problemi. Delle regioni settentrionali, chi sta meglio e chi sta peggio, da un punto di vista proprio imprenditoriale? Ma direi che tutto il nord Italia è in una fase di stallo, perché ci sono problemi di accesso al credito, ci sono problemi di investimenti mancati. E ci sono problemi di fermo burocratico, la massa di carte è diventata pachidermica e un piccolo imprenditore non può avere due persone da pagare solo per espletare quello che è l'obbligo fiscale. Ed è per quello che ci vuole uno snellimento di queste pratiche, soprattutto su aziende che hanno 7-8 dipendenti, non possono farcela da solo. C'è bisogno di una riforma che sia epocale, che faccia 4-5 regole chiare che vengano rispettate, come c'è in Germania. In Germania uno versa all'inizio dell'anno un tot, che è una tassa fissa, e ha tutto l'anno per guadagnare, investire, creare, ingrandirsi. Poi più si ingranda, più paga, logicamente.